ragazzi, bentornati sul canale. Oggi continuiamo a parlare della questione del lavorare in Germania, i documenti che sono necessari per lavorare in Germania, eccetera. Prima di cominciare voglio però fare una serie di premesse. Prima cosa, io non lavoro in questo campo. Quello di aiutare gli italiani a trasferirsi, a dare informazioni, eccetera, non è assolutamente il mio lavoro. Io lo faccio perché mi fa piacere dare una mano, se posso, dopo tanti anni di vita in Germania, però non è il mio lavoro, non sono una professionista in questo campo. In ogni caso, se doveste avere dei dubbi, se doveste avere perplessità, eccetera, rivolgetevi a dei professionisti che vi sapranno aiutare meglio. Inoltre, tutti i link che io vi lascio in descrizione sono link a enti, assicurazioni, banche che io stessa utilizzo e ho utilizzato, con le quali mi sono trovata bene, ma non ci vado a guadagnare assolutamente niente. Ve li lascio perché possono essere utili per voi. Vi lascio in descrizione anche la mia pagina Facebook, alla quale mi potrete contattare. Molte persone mi hanno aggiunto sulla mia pagina personale di Facebook, però io preferirei, visto che quella appunto è la mia pagina personale privata, che mi aggiungeste sulla mia pagina legata a questo canale, in modo che lì possiamo parlare, possiamo chiacchierare. Detto questo, cominciamo subito. Nel video precedente che trovate qui sopra, finalmente ho imparato qual è il lato dal quale escono le schede di YouTube, abbiamo parlato del documento dell'Anmeldung, che è, diciamo così, legalmente l'unico documento che dovrete fare una volta entrati in Germania per essere legalmente autorizzati a lavorare qui. Attraverso la registrazione del domicilio, quindi attraverso il documento dell'Anmeldung, automaticamente vi verrà assegnato un codice fiscale, quello che noi chiameremmo codice fiscale, che in tedesco si chiama Steueridentifikationsnummer, quindi letteralmente numero di identificazione fiscale. Questo numero dovrebbe arrivarvi per posta a casa automaticamente dopo che avete fatto il documento dell'Anmeldung. Nel caso in cui non vi dovesse arrivare, potete comunque richiederlo al Finanzamt, quindi l'ente delle imposte, e ci sono diverse filiali del Finanzamt in base al vostro domicilio, il luogo, diciamo il quartiere, la città in cui abitate. Quindi andate a cercare online qual è il Finanzamt che si occupa del vostro quartiere, del luogo in cui voi abitate, e chiedete a loro il codice fiscale. Ci sono due diversi tipi, diciamo così, di codice fiscale. C'è appunto il Steueridentifikationsnummer, che è quello che vi arriva automaticamente e sarà lo stesso per tutta la vostra vita, e poi c'è lo Steuernummer, che è importante per chi vuole fare il libero professionista, il freelancer, che invece cambia, potrebbe cambiare ogni anno, cambia sicuramente ogni volta che vi spostate, cambiate casa, e cambia quindi il Finanzamt di riferimento. Lo Steueridentifikationsnummer è sicuramente uno dei dati che vi verrà richiesti nel momento in cui volete lavorare, perché il datore di lavoro ne ha bisogno per inserirlo nel contratto, per fare la registrazione della vostra assunzione. Continuando a parlare di tasse, c'è un dato molto importante che è la classe fiscale, che va in Germania dalla prima alla sesta e cambia in base al vostro status familiare. Quindi cambia se siete sposati, se avete figli, se non siete sposati, se siete divorziati. Questo andrà a influire sull'importo di tasse che dovrete pagare, insieme ovviamente al vostro reddito. Quindi più alto il reddito, più tasse si andranno a pagare, più basso è il reddito, meno tasse si andranno a pagare. Oltre quindi alla classe fiscale e al codice fiscale, ci sarà un altro dato importante che il datore di lavoro probabilmente vi richiederà nel momento in cui c'è da stipulare il contratto, ed è praticamente il numero di previdenza sociale, diremmo in Italia, che si chiama in tedesco Sozialversicherungsnummer. Questo vi verrà inviato automaticamente quando sarete iscritti ad un'assicurazione sanitaria tedesca. Quindi iniziamo subito a parlare di assicurazione sanitaria in Germania. In Germania è obbligatorio avere un'assicurazione sanitaria. Di base, se voi non lavorate, almeno per quanto riguarda il primo anno nel quale vivete in Germania, potete ancora utilizzare l'assicurazione sanitaria italiana, in quanto assicurazione sanitaria europea, e quindi vi copre anche qui. Quindi che cosa succede dopo un anno dall'inizio della vostra permanenza in Germania come immigrati? Quindi si conta l'inizio ovviamente dalla vostra prima registrazione di Anmeldung, quindi prima registrazione di domicilio. Entro un anno siete obbligati a iscrivervi all'AIRE, famosissima AIRE, che è il registro dei cittadini italiani residenti all'estero. Che cosa succede con l'iscrizione all'AIRE? La vostra residenza cambia, non è più in Italia, ma diventate residenti in Germania. Questo che cosa comporta? In particolare in Italia, la nostra assicurazione sanitaria italiana è legata alla nostra residenza in Italia.
Italia. Nel momento in cui voi cambiate la residenza dall'Italia alla Germania, l'assicurazione sanitaria italiana non vale più. Sarete obbligati a fare un'assicurazione sanitaria tedesca. Oltre a questo, sarete obbligati a fare l'assicurazione sanitaria tedesca anche se iniziate a lavorare. Lavorare in Germania significa avere assolutamente un'assicurazione sanitaria tedesca, perché tra l'altro vi servirà il numero di previdenza sociale di cui parlavamo prima. In alcuni casi, dalla mia esperienza, posso dire che a volte alcuni datori di lavoro si occupano della vostra iscrizione all'assicurazione sanitaria, perché probabilmente gentili, sanno che siete appena arrivati, lo fanno loro, che magari ci mettono anche molto meno tempo e hanno molto meno difficoltà a farlo. L'assicurazione sanitaria che ho io si chiama AOK e io vi lascio in descrizione tutti i link volendo iscrivervi da soli all'assicurazione sanitaria. Fortunatamente l'AOK ha una pagina intera in italiano e ha anche il modulo di iscrizione in italiano, quindi vi lascio in descrizione tutti i link nel caso in cui vogliate iscrivervi da soli. È tutto in italiano, quindi questo è veramente fantastico, e nel caso potete fare da soli. Di base ci sono due tipi di assicurazione sanitaria diversi, cioè quella statale e quella privata. Io ho sempre avuto solo quella statale, quindi questa qui AOK, e il costo dell'assicurazione sanitaria varia ovviamente anch'esso con il vostro reddito. E nel caso in cui siete assunti, siete lavoratori dipendenti presso un'azienda, questo importo si divide in due parti uguali tra voi e il datore di lavoro. Un'altra cosa che potrebbe essere importante per stipulare un contratto di lavoro tedesco in Germania è avere un conto bancario tedesco, quindi vi consiglio assolutamente di farlo, molti sono gratis. Io vi lascio il link della mia banca sotto nel caso in cui voleste fare conto presso la banca dove ce l'ho anche io. Mi trovo molto bene, hanno anche un'applicazione con la quale potete controllare il saldo, potete fare bonifici eccetera, il conto è gratis. Queste erano le informazioni che mi sentivo di darvi oggi per quanto riguarda la stipulazione di un contratto di lavoro in Germania e tutti i documenti, tutti i dati necessari per iniziare a lavorare. Spero che questo video vi sia piaciuto e che io sia stata abbastanza chiara nello spiegare tutte queste cose abbastanza complicate, che sembrano complicate. La burocrazia tedesca sembra sempre molto complicata, è sicuramente molto vasta. Una cosa che volevo aggiungere soprattutto al video precedente, quello sull'Anmeldung, che ho dato forse un po' per scontato perché ormai dopo tanti anni per me è diventato ovvio, per fare tutta una serie di documenti c'è molto spesso bisogno di fare un appuntamento, quindi andate sul sito dell'ente nel quale dovete richiedere un documento e fate un appuntamento. Potrebbe succedere che vi rilasciano un appuntamento dopo 3-4 mesi, purtroppo non so perché, ma purtroppo la situazione al momento è questa. Come vi dicevo anche nel video precedente, la Germania è un paese federale, in ogni regione queste cose possono sempre cambiare. Controllate se c'è bisogno di un appuntamento, perché in tal caso non c'è bisogno che vi svegliate alle 5 di mattina per essere i primi e non fare una lunga fila per arrivare lì per poi sentirvi dire ha bisogno di un appuntamento. Detto questo, io vi saluto, vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di lasciarmi un pollice in su, lasciatemi tutti i commenti che volete, fatemi sapere se questi video sono utili, perché se vedo tanti pollici in su e vedo tanti commenti, ovviamente mi rendo conto che questi video in qualche modo vi hanno potuto dare una mano e continuo a farne altri. Vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fin qui, per aver visto questo video. Mi mando un bacio e ci vediamo la prossima volta. Ciao! In descrizione trovate anche un PDF che potete scaricare con tutte le informazioni sui documenti di cui abbiamo parlato finora, con un piccolo glossario e un paio di link utili. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!